Oggi 2 ottobre, il giorno in cui si festeggiano i nonni, nel giorno in cui la Chiesa ricorda gli angeli custodi. Che cosa significa essere nonni ma essere anche anziani attivi? E se ne parla oggi a Savigliano in un convegno. Ma essere anziani attivi, oltre che nonni, è essere partecipi di una società integrata tra più generazioni, ed è l'occasione questa di oggi per richiamare questo aspetto. Ed è importante che il Piemonte oggi è dotato di una legge regionale per l'invecchiamento attivo, che è nata nel 2019, ha avuto lo stop del Covid, tutti i problemi di quel tempo, ma che hanno quei problemi facilitato poi la comprensione del ruolo che devono avere i cittadini nell'integrarsi e nel mettersi a disposizione, non solo per ricevere dei servizi, ma anche e soprattutto per dare e scambiare delle opportunità di esperienze e di piacere di fare cose insieme. Anche perché essere anziani attivi ed essere anche nonni significa ricoprire un ruolo molto importante per la società al giorno d'oggi. Certo, perché è un problema che c'è nelle famiglie, quello di mantenere i legami, perché ci sono dei cambi di ritmo della vita, di punti di vista e anche difficoltà sovente nelle famiglie. Quindi un primo ruolo è quello del nonno in famiglia, ma anche il nonno nella società, con altre generazioni, e nel trasmettere queste sue esperienze, questo suo spesso entusiasmo che c'è in tante persone per fare delle cose comuni e coprire e supplire anche alle carenze che ci sono nel sistema pubblico e nel sistema della società di oggi. Dovesse dare qualche consiglio, chiamiamolo così, per invecchiare in maniera attiva, cosa potrebbe dire? Quello di partecipare, interessarsi alle cose, non stare seduti e aspettare che gli si metta con la televisione le cose in casa davanti, poi adesso voi fate comunicazione, ma questo va detto perché la gente deve muoversi finché ne ha la possibilità, perché muoversi fa bene. Oggi nel convegno ci sarà Giorgio da Milano, che è uno che del muoversi ne sa qualcosa, e lo sapete anche voi, ed è importante che la gente si mantenga in esercizio. Poi ci sono tanti interessi nella cultura, nel volontariato, eccetera, che si possono vedere. I nonni sono i primi, che hanno sicuramente il tempo disponibile, le risorse economiche non sono più una preoccupazione, perché con la pensione o con quello che non incide più di tanto, e quindi hanno la possibilità di mettersi ancora in gioco e di restare in gioco nella società per tanti anni. E quindi oggi abbiamo una longevità che cresce, no? Nella società italiana in particolare. In Europa siamo il paese più vecchio come media, no? Quindi vuol dire che qualcosa serve. L'Italia ha tantissimo volontariato, il terzo settore è sviluppato in tanti campi, e questo sicuramente è un'energia vitale importante. Quindi bisogna vedere queste cose in positivo e non pensare che uno che è vecchio ha solo bisogno di assistenza, eccetera, può ancora avere un ruolo attivo. E anche perché oggi si va in pensione magari a 65 anni, ma si vive fino a 95, e quindi c'è 30 anni a cui pensare di dedicare degli interessi, degli impegni personali, ma anche verso gli altri. Quindi è importante questo.